Però mi fermo rapidamente perché in realtà
vorrei che arrivasse dalla mia relazione invece un messaggio positivo. Però è vero che chi ha gli alberi, chi ha l'occhio per vedere questi organismi meravigliosi che ci circondano, deve soffrire molto perché vede quanto vengono maltrattati, ma in modo anche ingiustificato. No? Vabbè, è chiaro che se il platano dalla Brasile rischia di rovinare su questo bene monumentale di importanza mondiale, è chiaro che ci pensiamo su un attimo. A volte sono assolutamente ingiustificati questi interventi distruttivi. Qui ve ne faccio due esempi, tra l'altro lo conosco anche direttamente, quel povero platano smangiucchiato che vedete a destra, e tranquillamente potrebbe essere lasciato in pace perché non avrebbe sicuramente, non dico distrutto dalla Brasile, ma neanche una catapecchia da due soldi, però è stato rovinato lo stesso. Non dimentichiamo un'altra cosa, secondaria magari, ma anche importante, che è quello che gli alberi hanno un'identità, di tipo biologico, di tipo sistematico, appartengono alla specie, che appartiene alla famiglia, eccetera, eccetera. Qui ve ne metto alcuni esempi, che sono alcune tra le specie o tra i generi che più spesso vengono a far parte degli alberi grandi, l'interesse, il vertice, il faggio, il pioppo. Alcuni diciamo meno frequenti, alce, olmi e frassini. Ecco, la cosa che mi interessa è che spesso questa identificazione non viene fatta in modo accurato. Qui ci ho messo una battuta che non è una battuta. Alcuni pensano, giudicare meno delle schede dei censimenti, che quando una roverella diventa grande si trasforma in una roverella. Non è vero, non è vero, se è una roverella rimane roverella finché campa, no? Allora, da dove ho capito, poi dopo sono andato anche a verificare l'identità. Cioè, io è vero che nelle schede dei censimenti c'erano sempre tutte queste grandi rovere e poi vado in giro e queste rovere non le trovo mai perché ho sempre delle rovere o dei cerri o addirittura o delle farne se sono in pianura. Le rovere sono bellissime, no? A volte tra l'altro sono anche coltivate perché sapete che il legno è molto pregiato. E altra cosa però va detta, che non sempre è facile identificare correttamente gli alberi per tante ragioni. Uno, perché spesso i caratteri distintivi, specialmente gli alberi monumentali, sono arrivati e vanno a trovare, a vedere. Poi a volte sono di incerta interpretazione, perché ci sono gli ibridi, perché ci sono gli intermedi, perché noi facciamo le classificazioni delle piante, si divertono invece a fare quello che gli pare, ostinatamente. E quindi alla fine non è detto che necessariamente ci si vede una così grossolana, a volte passa il Tilia difficilissimo dare un nome decente, ma Tilia basterebbe per capirci, o anche i cedri, le querce le abbiamo già in qualche modo accennate. Poi l'albero, ecco, questo io ci tengo molto perché secondo me se noi vogliamo comunicare la bellezza e l'importanza e creare una simpatia per gli alberi, come in qualche modo avvicinarli a noi, no? Non umanizzarli, perché allora questo discorso dell'albero che è un simbolo per me è importantissimo, è un simbolo da tanti punti di vista. Uno tra questi è per esempio il fatto che l'albero, per come è fatto, in qualche modo può ricordare un essere umano, una persona, una testa, insomma, un tronco che potrebbe essere l'altezza della persona, tanto è vero che poi c'è questo testo psicologico che dice disegni un albero e a seconda di come te lo disegni poi viene in qualche modo interpretato. Quindi di fatto dentro di noi, spontaneamente, in modo ancestrale, c'è questo simbolo. E questo è un ragionamento che può essere interessante da sviluppare. Poi naturalmente il simbolo diventa uno stemma, anche non se volete, io ne ho raccolto alcuni, quello in mezzo è frassinoro. Frassinoro vuol dire frassino d'oro, e frassino, come sapete, è uno degli alberi sacri della cultura celtica e quindi aveva un'importanza straordinaria dal punto di vista simbolico. Non dimentichiamo che i Celti non è che fossero chissatori, ce li abbiamo in montagna, cioè tutta la parte più alta dell'Appennino è di popolazioni derivate dai Celti. Ebbene, c'è questo comune che si chiama Frassinoro, ebbene che c'è anche il simbolo di Frassino nel suo stemma. Io non ho mai visto dei frassini così maltrattati come a Frassinoro. Cioè sembra una forma veramente di autopunizione, anche di punizione del povero Frassino. Andate a vedere se non ci credete. Qui evidentemente si è spezzato
questo legame simbolico invece era antichissimo, addirittura diciamo pre-cristiano, quindi veramente migliaia di anni. E questa cosa tutte le volte mi fa un po', mi fa molto pensare, e mi rattrista molto. Simbolo ovviamente della conoscenza del bene e del male, da Medeva, il diavolo che tenta, viene uccido un albero, ovviamente questa è una visione un po' più recente, l'albero della vita, l'albero, quello che mi interessa dire, è che in qualche modo riproduce delle cose che noi abbiamo dentro. In questo caso, l'albero della vita, chiaramente, noi possiamo rappresentare la nostra vita come se fosse un albero. Lo andiamo a dire in altri modi, invece, l'albero è anche una struttura logica, no? La nostra mente, quando ragiona, quando analizza la realtà, costruisce degli alberi. Per me questa è una cosa che mi colpisce molto, che dovrebbe in qualche modo far parlare in modo un po' più, diciamo, nelle nostre comunicazioni sul valore simbolico degli alberi. Lo stesso abbiamo, ecco per esempio, quando facciamo i rapporti filogenetici tra specie, tra gruppi, tra famiglie, costruiamo degli alberi, guarda caso, e quindi il nostro modo di ragionare è questo, quando usiamo la logica, le strutture della logica. L'albero poi è un riferimento, adesso toglietemi la parola con loro. Questa è una foto che prende dalla Slovenia. La Slovenia ha il tiglio come albero totemico, infatti lo vedete dovunque, nel mezzo alle piazze, in cima alle montagne, una cosa meravigliosa. Ma vedete che qui è in dialogo con una chiesetta nel fondo. Se voi conoscete questo posto, sapete che questo è un posto di visibilità impressionante. Cioè loro ci mettono, c'è la chiesa, che è un simbolo ovviamente dell'edificio religioso, ma qua c'è anche il grande albero. E c'è questo dialogo in cui ognuno ha la sua importanza, come diceva prima Morelli. Se qui togliamo il plato, non è che c'è mai via la placina, però accidenti, togliamo una cosa che dialoga, no, con l'elemento, diciamo, storico o architettonico. Quindi si crea una relazione tra albero e quello che c'è intorno, questo è importantissimo. I nomi dei luoghi, il Monte Asarei, che è in provincia di Piacenza, Asarei, Lacio, Acereto, Farneto, ce ne sono tantissimi, richiamano ovviamente la Farnia, che poi in realtà è genericamente la quercia, non deve essere necessariamente la Farnia, i saliceti ovviamente sono i salici, il cerreto, sono i cerri, e ce ne sono tantissimi altri esempi nel territorio. L'albero come elemento del paesaggio, allora l'albero è un elemento di qualità del paesaggio, nel senso che se io avessi fatto la stessa foto e non ci fosse stato l'albero, io veramente non avrei fatto la foto, però per capirci, se non ci fosse stato l'albero, questo non sarebbe stato un luogo necessario che sollecita la mia attenzione, un luogo individuato. A me interessa anche quest'altro concetto rispetto al paesaggio, che il valore di un albero va messo in relazione con un certo territorio. Cioè, è vero che esistono gli alberi di importanza nazionale, questi riteniamo che abbiano come territorio di riferimento l'intero territorio nazionale. Però, per esempio, se noi scendiamo a livello un po' più locale, dovremmo trovare un livello intermedio, secondo me sono le unità di paesaggio, quelle che potrebbero aiutarci a muoverci. Perché cosa ci interessa in questo concetto? Ci interessa che certi alberi, se sono in una certa collocazione, sono importanti. Per esempio, questo pioppo bianco che c'è nella foto è un albero tipico della pianura, no? Della pianura, poi la pianura bassa. Se noi ci spostiamo verso l'alto, per esempio andiamo dentro una foresta, lì sono tutti alberi monumentali, sono tutti alberi grandi. Quindi a quel punto, in montagna, per esempio, è molto più diffuso l'albero grande, addirittura per interi boschi. Secondo me questa idea di collegamento con le zone del paesaggio piuttosto ci aiuterebbe molto, perché uno non capisce mai quando è di fermarsi, no? È vero, a un certo punto c'è il decreto, quello che il decreto si scatta. Però è anche vero che chi ci ragiona su un altro dice allora quando è che mi fermo? Quando è che non è più monumentale? Quando è che diventa monumentale? Oppure l'altra cosa, se io aspetto 10 anni questo diventerà monumentale, quindi nel frattempo cosa faccio? Lo tengo d'occhio? Ecco, sono tutti i problemi che, voglio dire, chiaro sono un po' fuori tema, però secondo me dobbiamo sempre tenere un po' presente. Qui abbiamo due Van Gogh, quindi ci
Giusto anche suo ritardo, fonte di ispirazione artistica anche molto recente, oltre a tutte le forme di arte più antiche, rinascimentali anche medievali, ma finora anche il tuttora, l'albero è fonte di ispirazione artistica, anche questo ci deve far ragionare. Poi un'altra cosa che per me è importantissima, un insieme di ragionamenti che non finirebbero mai, ma invece devo finire, è quello dell'albero che è un ecosistema. Allora, un albero man mano che cresce diventa una struttura morfologicamente sempre più complicata. In questo suo aumento di complicazione crea dei microambienti che diventano utili e interessanti per un sacco di altri organismi. Dagli uccelli che ci nidificano, tutta una serie di altre cose, per fare qualche esempio. No? Però un albero, noi lo possiamo anche misurare come insieme di situazioni, un insieme complesso di situazioni ecologicamente rilevanti. E questo si desume anche dal fatto che sopraccidono tanti altri organismi, no? Vi ho fatto un breve elenco delle cose che ci potrebbero interessare. L'albero è un ecosistema in tutte le fasi della sua vita, questa è una cosa ben estradetta, anche nelle fasi senescenti, finali, anche quando è morto, l'albero è importante dal punto di vista ecologico, perché ospita tantissimi organismi. Per fortuna in questi ultimi decenni sono stati fatti tantissimi studi e queste cose che io sto dicendo adesso sono che una volta erano assolutamente quasi incomprensibili, adesso per fortuna sono note a tutti e sono apprezzate e condivise e si guardano con grande attenzione. Vabbè, il fatto che i fiori producono il nettare è interessante per tantissimi insetti, tra cui le api. Io parlo soprattutto non delle api allevate, ma tutte le api. Quando è morto, già detto, tanti fondinicoli, tanti insetti anche molto importanti dal punto di vista conservazionistico, anche molto rari, insetti lignivori, le larve degli insetti lignivori sono l'alimento dei picchi, ma sono piccoloso maggiore del picchio verde, i funghi, grandissimo, enorme libro, ancora in gran parte da scrivere, le relazioni tra gli apparati radicali degli altri, ma anche delle altre specie vegetali e le ife fungine. Una volta pensavamo che le micorrize fossero un'eccezione nel mondo vivente, nel mondo di queste relazioni tra esseri vegetali e funghi. Adesso si sa che è la regola. Le eccezioni sono le piante che non intrattengono relazioni micorrizziche. Tra l'altro sono importantissime anche per la crescita dell'albero, per il benessere, come ben sapete. E poi ogni tanto si possono anche mangiare questi funghi perché alcuni tra questi non li hanno niente, ma i tartufi per esempio o anche i poletus sono anche interessanti da questo punto di vista. Inoltre è un sostegno fisico per tanti altri organismi, muschi e licheni. Mi sono sentito con un amico l'altro giorno che è lichenologo e ho chiesto, senti, quanti sono le specie dei licheni che vivono sugli alberi? Beh, lui mi ha detto, senti, su 2700 specie della flora lichenica italiana, 900 specie sono legate agli alberi. È una cosa che io dico, ma sarà state 50, 100, 900 specie, pensate. Alcune ovviamente sono rarissime, importantissime, in via di estinzione e così via, sono legate a vari tipi di boschi, vari tipi di alberi. Voi sapete tra l'altro che i licheni possono essere utilizzati come indicatori di qualità dell'aria in ambiente urbano, i corticicoli, però al di là di questo è impressionante questo numero che mi ha completamente. Poi vabbè, il sostegno fisico per tanti uccelli, eccetera, per cui lo salto. Le foglie, non dimentichiamo, quando si dice gli alberi, si è aperto le foglie vanno via, le grondaie, il taso, eccetera, allora, in realtà le foglie sono un elemento che arricchisce moltissimo la fertilità del suolo, sono un fattore molto importante anche proprio di rigenerazione, anche per l'albero stesso, che poi alla fine magari riassorbirà le sostanze che vengono rimineralizzate nei cicli del suolo, e queste foglie andrebbero lasciate lì. Per fortuna alcuni comuni cominciano a farlo, no? Non solo per motivi economici, ma per motivi ecologici. Il cittadino medio invece ha un albero di le foglie per terra, che in realtà sarebbero un fattore importantissimo. Poi, sto per finire, state tranquilli, il discorso dell'ecologia urbana. Questo è un posto di grandissime querce, che non è l'Italia, è presso un paese, la Fontainebleau,
questo è un quadro, un dipinto fino all'Ottocento direi, però per dare l'idea della grande potenza che può avere un ambiente forestale e anche della piacevolezza del fatto che noi ci passeggiamo dentro volentieri, insomma una cosa stupida, io non voglio parlare dell'utilità dell'albero, vi siete accorti, spero, che non sto parlando di quello, non voglio parlare, però è chiaro che vivere in un ambiente con degli alberi è meglio, più piacevole che vivere in un ambiente senza alberi. Qui vi faccio alcuni esempi molto veloci, questo è il parco locale di Parma, lo vedete visto dal satellite, vedete che bella macchia verde, è un parco completamente artificiale, però molto antico, ha più di 150 anni, forse 500, per cui si è ben stabilizzato, vedete che è collegato con il Parma o la Parma, che è un torrente che scorre lì vicino. Ecco qua un corridoio ecologico e un nodo ecologico di una rete ecologica, no? Eppure è una cosa completamente artificiale, almeno come inizi. Qui è Bologna, l'angolo nord-est del centro storico, con l'orto botanico, l'area dell'ex agraria, anche qui tutto si è piantato tantissime specie diverse. Vedete subito che bella macchia di verde che fa. Dal punto di vista, diciamo, fotogrammetrico potrebbe essere definito un bosco, questa cosa qua. È chiaro che voglio dire un boschetto, facciamo qua. Ecco, io concludo qua, c'è cioè, una etica che ci coinvolge tutti, che secondo me è anche un po' il senso del nostro incontro qui oggi, perché noi siamo animati anche da questa grande forza, no? Del rispetto per questi grandi alberi, cioè noi e per gli alberi in generale e per la natura. E quindi dobbiamo difenderli, dobbiamo rispettarli, la prima cosa è rispettarli, conoscerli, farli conoscere, comunicare, raccontare quello che sappiamo, cercare di capire di più. Ecco, questo è quello che secondo me noi dobbiamo fare. Grazie.